Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca e l'omicidio Pavone. Esclusa la premeditazione, la Corte d'Appello dell'Aquila ha ridotto la pena per Vincenzo Gagliardi, condannato in primo grado per l'omicidio di Carlo Pavone. Per lui la pena scende a 19 anni. Non è stato un omicidio premeditato, per questo motivo la Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila ha ridotto a 19 anni la condanna di primo grado a 30 anni di reclusione inflitta a Vincenzo Gagliardi dal giudice di Pescara. Anche per i giudici dell'appello è stato l'impiegato delle poste a sparare e ad uccidere Carlo Pavone, ingegnere 49enne di Montesilvano, raggiunto da un colpo di pistola la sera del 30 ottobre del 2013 mentre stava gettando la spazzatura nel cassonetto sotto casa e morto dopo un anno di coma. La corte, presieduta dal giudice Luigi Antonio Catelli, ha maturato la decisione dopo circa 4 ore di camera di consiglio e alla lettura della sentenza Gagliardi, presente in aula, non ha esternato alcuna emozione. All'ultimo atto del processo d'appello erano presenti anche i familiari della vittima, la sorella Adele Pavone, il fratello Rocco e la madre Concettina Toro, tutti costituitisi parte civile. I giudici aquilani per loro hanno confermato le provvisionali di 150.000 euro a testa e di 200.000 euro per i due figli della vittima. Non è stata accolta dunque la richiesta del procuratore generale Romolo Como, che nel corso di una precedente udienza aveva chiesto la conferma della condanna emessa dal GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, ovvero l'ergastolo ridotto a 30 anni di carcere per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici aquilani si conosceranno soltanto il 14 di agosto. È stata aperta nel pomeriggio la Camera Ardente a Montecitorio per Marco Pannella. La salma dello storico leader dei radicali è stata collocata nella sala Aldo Moro, affiancata da grandi corone di fiori e dallo stendardo della Regione Abruzzo. A Camera Ardente ancora chiusa erano già dentro alcuni dei vecchi compagni di partito di Pannella, ai quali sono seguiti anche alcuni parlamentari di Sinistra Italiana, da Stefano Fassina a Loredana De Petris, mentre la prima ad arrivare all'apertura della Camera Ardente è stata la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Tra le istituzioni presenti vediamo il Capo dello Stato Mattarella, anche il Premier Matteo Renzi, presente anche il Sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Domenica invece Pannella sarà seppellito nel cimitero di Cartecchio a Teramo, al fianco dei suoi genitori e del nonno. Una tumulazione semplice, come semplice sarà anche la cerimonia con cui Teramo lo saluterà domenica nella giornata di lutto cittadino. Come ha spiegato il sindaco Maurizio Brucchi, il feretro di Pannella arriverà in municipio sabato in tarda nottata. L'allestimento della Camera Ardente al centro della sala consiliare comincerà alle ore 21. L'esposizione del feretro durerà dall'una di notte fino alle ore 15. A quell'ora la salma sarà trasferita a Cartecchio, dove la tumulazione è in programma alle ore 16. E dopo 10 mesi dall'avvio ufficiale delle indagini a carico di Vito Ciampini, ex primario di cardiologia dell'ospedale di Giulianova, la sua posizione si aggrava. La procura ha chiuso le indagini preliminari e il GIP del Tribunale di Teramo ha disposto il sequestro preventivo dei beni per 73.000 euro. La Procura di Teramo ha chiuso le indagini preliminari a carico dell'ex primario del reparto di cardiologia di Giulianova, Vito Ciampini. A suo carico è stato disposto dal GIP Domenico Canosa il sequestro preventivo dei beni. Indagato dall'estate scorsa, la Procura gli contesta i reati di induzione indebita, peculato, truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera a danno della ASL di Teramo. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo, ha consentito di individuare un sistema concussivo che sarebbe stato messo in atto dall'ex primario per almeno 4 anni, scoperto grazie alla denuncia di un giovane albanese. Agli investigatori ascolani, il ragazzo, al momento del suo arresto per spaccio di droga nel 2014, si è giustificato dell'attività illecita con la necessità di trovare almeno 5.000 euro per consentire l'operazione chirurgica del padre, che doveva essere eseguita dal dottor Ciampini. Sempre stando alle indagini, il medico, approfittando del suo ruolo all'interno della struttura sanitaria, avrebbe fatto eseguire interventi chirurgici presso l'ospedale di Teramo, percependo indebiti compensi oggetto di contrattazione con il paziente.
Inoltre Ciampini avrebbe omesso di comunicare alla ASL, per almeno 4 anni, numerose visite mediche effettuate all'interno dell'ospedale di Giulianova e nel periodo in cui era autorizzato ad esercitare l'attività di libero professionista, senza rilasciare ai pazienti la ricevuta fiscale e senza corrispondere alla ASL il 50% del corrispettivo delle visite prestate. Ammonterebbe a oltre 87.000 euro il profitto in denaro, che sarebbe derivato dai delitti contestati al medico e, secondo la procura, sussisterebbero anche le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto a danno dell'azienda sanitaria in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, con abuso di prestazione d'opera. E bufera sul manager della ASL di Chieti, Pasquale Flacco, dopo le ispezioni del NAS di Pescara. A chiederne la rimozione è stato il consigliere regionale Mario Olivieri. Piena fiducia nell'operato del manager dell'ASL di Chieti, Pasquale Flacco, dopo la valanga di polemiche sollevatesi a seguito dell'ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara nei reparti di medicina e geriatria dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata, che hanno trovato, tra le altre cose, barelle e pazienti sistemati nei corridoi. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci difende il lavoro fatto fino ad ora, rimandando una valutazione più puntuale dell'operato del manager ad un anno e mezzo dal suo insediamento. Secondo Paolucci, le criticità riscontrate nei reparti sono dovute a carenze strutturali dei corpi C ed F, che sono anche a rischio sismico. Non è in discussione per un motivo semplice, intanto perché la norma prevede 1 anno e mezzo le valutazioni e in secondo luogo perché si sta facendo tanto. Noi abbiamo costruito un gioiellino a Ortona sull'oncologico, abbiamo aperto il cardiochirurgico, Chieti oggi è il primo punto nascita della regione, si è investito sulla rete di emergenza urgenza, sulle aree interne, 6 postazioni in più, la lungodegenza a Basto e la rete Ictus, a Lanciano la rete del pronto soccorso. Insomma, si stanno facendo tante riforme sulla distribuzione del farmaco a Teramo e a Chieti, dicevo, revocata è stata revocata quella direttiva, oppure si trovano sull'area medica, non è capitato soltanto in questa occasione ma anche altre volte nel passato, qualche barella sui corridoi, dico così non va e dovete assolutamente correggere il tiro. Da qui poi schierare subito i titoli va via è una forzatura che infatti non sta in piedi. È atavico il problema dei corpi C ed F, due padiglioni che ammontano a 100-120 posti letto che sono stati quasi del tutto sgomberati e si stanno facendo gli ultimi sgomberi. Di qui anche la nostra fretta nell'aprire, ed è stato importante, il cardiochirurgico, che è una nuova palazzina che può dare respiro a una situazione molto complicata. Le responsabilità evidentemente sono tutte passate perché è una struttura che è stata inaugurata circa 15 anni fa e che ha presentato questi caratteri strutturali che davvero sono davvero vergognosi. Il GUP del Tribunale di Teramo Domenico Canosa ha rinviato a giudizio con l'accusa di peculato l'ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, Vincenzo Caporale, in merito a presunti rimborsi non dovuti e liquidati, il tutto per una somma complessiva di 2.590 euro. Il fascicolo che ha portato al rinvio a giudizio di Caporale è uno stralcio di un'altra inchiesta, sempre relativa allo stesso tipo di rimborsi, che a novembre aveva già portato ad un primo rinvio a giudizio per l'ex direttore, che in quel procedimento è accusato sia di peculato che di truffa. Anche in questo secondo processo, che si aprirà il prossimo 9 settembre, data in cui è fissato anche il precedente procedimento con il quale probabilmente verrà riunito, l'istituto si è costituito parte civile. Nella giornata dello sciopero della scuola, le sigle sindacali riunite oggi a Pescara hanno spiegato i motivi della protesta. Quali sono i motivi dello sciopero di oggi? Il governo ha perso il ricorso alla Corte Costituzionale, quindi la Corte Costituzionale ha imposto al governo di rinnovare i contratti del pubblico impiego, quindi bisogna adesso fare gli stanziamenti delle risorse economiche necessarie, perché tra l'altro il 5 aprile del 2016, l'altro giorno, dopo tanto tergiversare, è stato raggiunto anche l'accordo per i nuovi comparti del pubblico impiego. Noi abbiamo ancora una scuola troppo burocratizzata, abbiamo una scuola che si regge ancora sulla professionalità di tutti i dipendenti, amministrativi e ATA, che oramai non vengono più sostituiti, quindi se si assenta un collaboratore scolastico viene sostituito solo dopo una settimana. Le segreterie, che hanno sempre più compiti e sono sempre meno dotate di personale, non possono essere sostituite gli amministrativi che si assentano, lo stesso per i tecnici, e quindi le attività pratiche laboratoriali ne risentono. Quindi tutto questo sistema ci porta a dire che la buona scuola non si sta attuando.
Proprio di questa mattina leggevo un articolo in cui la Giannini sostiene che non c'è niente da scioperare perché gli insegnanti hanno già avuto grossi incentivi. Non ho capito di che cosa parlava, non abbiamo capito nessuno. In questo momento però la fase importante per noi è quella della concertazione fra di noi. C'è stato questo grosso, diciamo, accordo che portiamo avanti e porteremo avanti fino a raggiungere i nostri obiettivi. L'altro motivo di contrasto è quello sulla chiamata diretta dei docenti nella scuola, che non esiste in nessun angolo d'Europa questa cosa qua. È l'unico caso nella pubblica amministrazione dove le risorse della cosiddette incentivanti via sono distribuite da una figura monocratica, il capo d'istituto, perché nel restante pubblico impiego è sempre oggetto della contrattazione di cosiddetta di secondo livello. Si complica l'avvertenza che riguarda i lavoratori della piscina comunale di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Si tenterà la strada della cassa integrazione attraverso la regione, mentre il comune procederà con la risoluzione del contratto con la MSP Abruzzo. Speravamo qui in prefettura di trovare una soluzione, ma anche oggi non abbiamo trovato nulla. Non abbiamo trovato una soluzione alla corresponsione delle nostre retribuzioni, che ormai sono diventate 7 arretrate e non riusciamo più a capire come prenderle se non con un'azione legale nei confronti della titolare dell'associazione, e non abbiamo trovato neanche una soluzione, che era forse la cosa più importante, alla riapertura immediata della struttura. E in un vicolo cieco l'avvertenza della piscina comunale di Montorio, i cui lavoratori da 7 mesi non percepiscono lo stipendio. Questa mattina il tavolo di confronto, a cui ha partecipato anche la società che gestisce gli impianti, la MSP Abruzzo, si è spostato in prefettura a Teramo. Non ci sono i requisiti di legge per un commissariamento, secondo il prefetto, e il comune ha bisogno di 30 giorni per risolvere il contratto. È chiaro che poi ci sarà una, cercheremo di fare un'amministrazione diretta per almeno un anno, e poi valuteremo il bando di gara che porterà a una nuova gestione. Per i lavoratori dunque si annunciano tempi lunghi per il pagamento delle mensilità arretrate. Intanto si cercherà la via della cassa integrazione. Ci sono rapporti di lavoro complicati, diciamo, comunque sia atipici, che non rientrano in quella che è la normativa della gestione degli ammortizzatori sociali e nemmeno degli ammortizzatori in deroga. Martedì prossimo c'è il CICAS. La speranza è che già nel tavolo di martedì le parti sociali sollevino il problema e che la Regione prenda l'impegno di affrontare la situazione. Abbiamo avuto la conferma che l'MSP Abruzzo difficilmente riuscirà a pagarci in tempi brevi, anzi probabilmente non lo farà. I tempi sono veramente lunghi, si è parlato addirittura di gennaio 2017, quindi un tempo inaccettabile per noi ex lavoratori dell'MSP. I consiglieri regionali di Forza Italia criticano le scelte sulle infrastrutture e sui trasporti, e per questo nel Consiglio del prossimo 24 maggio presenteranno un documento per chiedere risposte certe alla Giunta D'Alfonso. Sospiri, il 24 maggio in Consiglio regionale presenterete un documento nel corso proprio del Consiglio, perché si parlerà di trasporti, chiedendo impegni precisi alla Regione per le infrastrutture trasportistiche abruzzesi. Il sistema dei porti non decolla dal punto di vista infrastrutturale. Sull'aeroporto Ryanair e Air Italia cancellano ufficialmente sui loro siti voli che porteranno il nostro aeroporto a diventare un aeroporto regionale non più di rilevanza nazionale, come negli anni della Giunta Chiodi eravamo riusciti a farlo crescere. Sulla messa in sicurezza delle autostrade c'è una confusione, carte e documenti che si rincorrono. Sulla società dei trasporti pubblico locale si sta per aprire una voragine per i tagli continui che arrivano da parte del governo nazionale PD e per l'incapacità di un piano strutturale di rilancio. Problemi li abbiamo avuti anche noi con Ryanair per tanti anni, li abbiamo negoziati, li abbiamo trattati e abbiamo cercato in qualche modo di contemperare le esigenze, tant'è vero che gli abruzzesi hanno avuto l'aeroporto più frequentato della sua storia, insomma, fino ad arrivare a 650.000 passeggeri rispetto ai 140 iniziali. Io dico, per quanto riguarda l'aeroporto,
se noi l'Abruzzo dovesse perdere l'aeroporto, insomma, sarebbe un danno molto più rilevante di quello del Masterplan, insomma, dai soldi del Masterplan. Penso al porto di Ortuna, che c'è un dragaggio di 9 milioni di euro da fare, che è ancora fermo, è ancora carissima. Contestualmente vedo che alcune infrastrutture che erano state programmate ed erano state condivise anche da questo governo regionale, come il campus dell'automotive, è stato cancellato, come la trascollinare è stata cancellata. Penso che sul trasporto pubblico locale assistiamo solamente a proclami, ma soprattutto la nuova cancellazione del secondo volo su Milano, beh, credo che forse qualcuno queste strategie le dice, le proclama, ma poi non le segue, e quindi qualcosa in consiglio dovranno spiegarci. Ieri pomeriggio si è svolto un sopralluogo al porto di Pescara per discutere del possibile ritorno del collegamento Pescara-Croazia tramite il vettore Jadrolinia. Vediamo com'è andata nel servizio. Resta il nodo della profondità dei fondali del porto di Pescara dopo il sopralluogo effettuato ieri dalla compagnia di navigazione Jadrolinia insieme a Capitaneria di Porto, Comune, Provincia e Prefettura di Pescara e Regione Abruzzo. Proprio quest'ultima si è assunta l'impegno di reperire le risorse necessarie a ripristinare un adeguato pescaggio con l'obiettivo di riattivare nel più breve tempo possibile il collegamento marittimo da Pescara alla Croazia. Nel corso dell'incontro l'amministratore delegato della Jadrolinia, Alan Kjanac, ha affermato che c'è tutta la volontà della compagnia di sedersi e trovare le linee comuni per procedere, sottolineando l'importanza della continuità e della stabilità del servizio. Da parte delle istituzioni italiane c'è la volontà di accelerare quanto più possibile l'iter per consentire l'accesso al porto alla Jadrolinia. La verifica a livello dell'amministratore delegato di Jadrolinia testimonia l'interesse che loro hanno a investire qui in Abruzzo per i collegamenti Abruzzo-Contea Spalatino-Dalmata, Abruzzo-Croazia. Faremo l'impossibile nel rispetto delle regole, facendo in modo che le regole possano anche aderire alle esigenze di questo investimento. Noi dobbiamo arrivare a concepire nuove norme che semplifichino la manutenzione portuale. Assomiglia ad una fatica o di Penelope o di Sisifo la manutenzione portuale. Ho avuto delega dalla conferenza Stato-Regione a concepire una nuova norma sulla manutenzione portuale. Nell'ambito del progetto IPA Adriatico, il Comune di Pescara avrà 1 milione di euro da impiegare in importanti progetti di collegamento con l'altra sponda del mare. Assessore Santavenere, nell'ambito del programma IPA Adriatico il Comune di Pescara ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro. Si tratta ovviamente di un finanziamento che va a capitalizzare già i risultati che sono stati raggiunti con appunto i precedenti programmi e soprattutto quindi impegnarsi su quello che è il tema della tutela del mare, quindi della biodiversità marina, anche e soprattutto per rivalutare i territori e quindi interessare ovviamente la regione Adriatico-Ionica e quindi come dire cercare di trovare nelle risorse che noi abbiamo naturali il valore aggiunto. Avvocato Di Salvatore, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa, di questo 1 milione di euro che nell'ambito del programma dell'IPA Adriatico potrà avere il Comune di Pescara? Progetto che incastra realmente tre pilastri dell'Oser, pilastro 1, il pilastro 3 e il pilastro 4, quindi biodiversità marittima, tutela dell'ecosistema del mare Adriatico, turismo sostenibile e quindi rilancio reale e concreto in un partenariato prolifero che vede il Comune di Pescara come lead partner, che vede la Slovenia, il Montenegro, la Croazia in un effettivo reale conseguimento degli obiettivi strategici della Commissione europea. È l'unico progetto di tutela dei cetacei, è l'unico progetto che incastra realmente la biodiversità del mare Adriatico e quindi pone anche l'attenzione sulla trasportistica del mare Adriatico e la tutela delle acque del mare Adriatico. A 60 anni dalla nascita, Pescara ricorda il fumettista Andrea Pazienza con una serie di iniziative e prevista anche la proiezione di un film. Assessore Di Jacopo, il Comune di Pescara ricorda Andrea Pazienza con una serie di importanti iniziative. Certo, perché in questi giorni Pazienza avrebbe compiuto 60 anni e vogliamo festeggiare il suo compleanno così come l'avrebbe fatto lui, cioè non con qualcosa di, diciamo, di rituale formale, ma con una grande festa che esplori Pazienza da tutti i punti di vista, perché la nostra città, oltre ad aver intitolato una via Andrea Pazienza, abbiamo fatto molto e tantissimi ragazzi e ragazze hanno messo a servizio della storia
di pazienza e il loro talento per costruire libri, film, arte, insomma una piccola festa che faremo nei giardini proprio di fronte alla strada di Via Andrea Pazienza, in cui si rivivrà quel clima, quelle idee, quei linguaggi, quella ironia, quella bellezza attraverso tantissime espressioni artistiche di chi ama Pazienza. Anche la Fondazione Pescara Abruzzo ricorda Andrea Pazienza con la proiezione di un film. Noi come fondazione abbiamo avuto l'onore, diciamo, di poter patrocinare questo film come progetto proprio, film che verrà proiettato in prima assoluta proprio il giorno del compleanno di Andrea Pazienza, che è il 23 di maggio al Cinema Massimo. È un film che praticamente si ispira alla vena dell'artista, che è quella appunto di fumettologo. È abruzzese il manager dell'anno 2016, il premio assegnato da ADC Group è stato infatti consegnato all'amministratore delegato di Wind, Massimo Ibarra, originario di Sulmona. Il manager è stato premiato per i brillanti risultati che l'azienda sotto la sua guida ha raggiunto in questi anni, oltre che per aver costruito un posizionamento di mercato innovativo e a misura di cliente, e per la strategia con la quale sono stati lanciati i nuovi servizi della Digital Economy. Sono molto contento di ricevere questo riconoscimento, ha commentato Ibarra a margine della consegna del premio. È un risultato che premia l'impegno di tutte le persone di Wind con le quali in questi anni ho lavorato fianco a fianco. Il manager sulmondino, tra l'altro sposato con una donna di Vasto, è stato designato anche per guidare la nuova società che entro la fine dell'anno, salvo approvazione da parte dell'Unione Europea, nascerà dalla fusione tra la Wind e la 3, che diventerà così il primo operatore di telefonia mobile in Italia. Ed ora possiamo aprire la pagina sportiva. Chiaramente in primo piano ci sono le partite dell'ultima giornata di campionato di Serie B. Iniziamo subito dal Pescara, dal confronto tra Pescara e Latina per le ultimissime. Ci colleghiamo con il nostro Paolo Renzetti. Nel frattempo, appena possibile, possiamo anche vedere la schermata di quest'ultima giornata. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea alle 20:30. Buonasera Paolo. Grazie Andrea, buonasera dallo stadio Adriatico. Poco più di un'ora all'inizio di questa partita, ultimi 90 minuti di campionato per il Pescara, che dunque questa sera alle 22:30 saprà se chiuderà la stagione regolare al terzo o al quarto posto. L'obiettivo ovviamente, per non correre rischi, è quello della vittoria, ma al Pescara basterà portare a casa lo stesso risultato del Trapani che giocherà a Bari. Dunque radioline e televisioni ovviamente collegate anche con lo stadio San Nicola di Bari, perché la gara tra pugliesi e siciliani è direttamente collegata, bisogna dirlo, scusami il gioco di parole Andrea, proprio con la sfida dell'Adriatico. Non abbiamo le formazioni ufficiali, d'altronde manca ancora parecchio all'inizio di questa partita. Diciamo subito che nell'ultima ora in casa Pescara c'è un'assenza imprevista, è quella del difensore Zampano, che è stato colpito da influenza in mattinata, ha lasciato il ritiro dell'hotel Dragonara. Allora vediamo quale potrebbe essere lo schieramento, l'11 titolare che scenderà in campo con il 4-3-2-1, con Fiorillo in porta, poi Vitturini, Zuparic, Campagnaro e Crescenzi dovrebbero giocare in difesa, Memusai, Bruno e Verri a centrocampo, Mitrizza e Caprari a supporto dell'unica punta di ruolo che sarà Gianluca Lapadula. Per quanto riguarda il Latina, 4-3-3 lo schieramento adottato da Carmine Gautieri, con Wicani in porta, poi Buscagin, Brospex, Biancazzurro, Della Fiore e Calderoni in difesa. Centrocampo dovrebbero agire Schiattarella, Olivera e Bandinelli, in avanti Caglia e Dumitru con Paponi centrali, questi i tre attaccanti. Ricordiamo Andrea che nel Pescara non ci sono i lungodegenti Coda, Verde, Mandragora, non c'è come detto Zampano, nel Latina mancano Mariga e Acosti. Ricordiamo che all'andata il Pescara si impose al Francioni per 1-0 grazie ad un gol realizzato nella ripresa da Memusciai, che poi fu espulso. E a proposito di Memusciai, notizia di questa mattina, il giocatore albanese dovrebbe disputare i playoff con il Pescara almeno
fino alla gara di andata della finalissima, sperando ovviamente che il Pescara possa approdare all'ultimo turno dei playoff. Si attende solo l'ufficialità. Pescara non piove, era annunciata pioggia, fortunatamente non piove. Sono previsti 11.000 spettatori allo stadio Adriatico, 127 i tifosi che arriveranno dalla Latina. Dirigerà l'incontro il signor Baracani di Firenze. Tutto a te, Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. E passiamo ora alla sponda Virtus Lanciano, una serata da tutto per tutto per la Virtus. Nella gara di Livorno ci colleghiamo con Alessio Giancristoforo per una giornata che però è iniziata presto per i colori della Virtus, con una serie di iniziative sul fronte politico. Buonasera Alessio. Sì, buonasera Andrea, buonasera a tutti, hai detto bene, ma l'impressione è quella che non si concluderà nemmeno questa sera la lunga giornata rossonera, perché le iniziative di carattere fattor comune, politico, istituzionale, sono state intraprese dalle 12 di oggi, lo abbiamo anche ricordato nel TG delle 14, abbiamo raccontato la cronaca degli eventi, ovvero sia il sindaco Mario Pupillo, assistito dall'avvocato Vittorio Orlando, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Lanciano contro ignoti, proprio per far chiarezza su questo finale di stagione, quantomeno irrituale per quanto concerne il campionato di Serie B, che vede coinvolta in questa lotta per non retrocedere proprio la Virtus Lanciano. Poi gli ha fatto immediatamente eco il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, che ha citato e ha sottolineato il fatto che la senatrice Pezzopane porrà un'interrogazione parlamentare proprio per far luce sulla questione. Dunque l'aspetto calcistico in qualche modo, come spesso tra l'altro è accaduto quest'anno, si confonde anche con altri aspetti a corollario che comunque stanno incidendo molto sulla questione virtussina. Come ti ho detto, l'impressione è quella che la battaglia non si limiti ai 90 minuti che tra poco più di un'ora inizieranno al picco, ma si protrarrà a lungo. Anche lo spostamento dei playout suona sinistro proprio a Lanciano. Ti dico anche che comunque la situazione della società virtussina e soprattutto dell'ambiente frentano è tranquillo. Si sta vivendo questa vigilia, probabilmente la più importante negli ultimi 4 anni, in modo pacato, mista anche ad un senso di rassegnazione per tutto ciò che sta accadendo, che ha condizionato l'operato della squadra di Primo Maragliulo, che è bene ricordarlo, sarebbe salva sul campo con i punti conquistati. Andrea, noi non ancora abbiamo le formazioni ufficiali, probabilmente anche un po' di pretattica da parte di Primo Maragliulo, che oggi si gioca certamente la più importante panchina la gara da allenatore. Va bene. Ti rimando a poco meno di un'ora, dove ci sentiremo con te per vivere questi 90 minuti che nel bene o nel male diranno molto sul futuro della Virtus. Grazie, grazie Alessio, buona serata e chiaramente con te ci risentiremo più tardi nel corso di diretta stadio. Prima di lasciare il calcio, una notizia di Lega Pro, una notizia ufficiale, perché la Teramo Calcio ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'amministratore delegato Giuseppe Daniello a decorrere dal prossimo 1° giugno. La società biancorossa ringrazia Daniello per l'impegno e la professionalità profusa in questa stagione sportiva, augurandogli le migliori fortune professionali ed umane. E ora parliamo di ciclismo e parliamo dell'impresa di martedì scorso dell'abruzzese Giulio Ciccone, che al Giro d'Italia ha conquistato la sua prima vittoria da professionista e lo ha raccontato ieri sera via telefono nel corso della trasmissione Velò. Martedì 17 maggio 2016 lo hai cerchiato, lo cercherai in rosso un po' per tutta la vita, te la ricorderai sempre? Penso proprio di sì, penso che è stato un giorno importante che farò fatica a dimenticarmi. Onestamente, quando hai capito che potevi vincere veramente? Sinceramente ho capito di avere le gambe di vincere sulla penultima salita, come ha già detto Luciano. Ho scollinato la salita molto bene, ho visto che la gamba c'era e quindi avevo programmato di giocarmi il tutto per tutto nell'ultima salita. Poi ovviamente ho approfittato un po' della situazione in discesa
e sono riuscito a fare la differenza e sono riuscito a tenere il vantaggio sull'ultima salita perché diciamo che avevo ancora abbastanza gambe, ecco. Tu vivi da vicino questa grande esperienza del Giro d'Italia, secondo te poi alla fine chi vincerà il Giro? Io dico Nibali, semplicemente perché vedendolo pedalare, a mio parere in crescita e farà una terza settimana ad altissimo livello, a mio parere, guardandolo così in gruppo. E un altro avversario scomodo sarà Chavez. Tu lo sai che da adesso in poi c'è una regione comunque che fa il tifo per te? Per me è diciamo, un grande motivo di orgoglio, ecco, sapere che riesco a fare qualcosa di buono e riesco a fare qualcosa che faccia emozionare ancora il pubblico abruzzese. Ecco. Io continuerò a provarci sempre con le forze permettendo, ecco, rimanendo sempre con i piedi per terra e cercando di crescere il più possibile. Chiudiamo con il calcio a 5, non ce l'ha fatta l'Acque Sapone a strappare la qualificazione alla finale scudetto di calcio a 5. Al termine di una tiratissima e decisiva gara 3, Asti si è imposta per 2-1. Orange in vantaggio, come abbiamo visto a fine primo tempo con il tap-in di Nora. Ad inizio ripresa l'allenatore dell'Acque Sapone Bellarte ha tentato subito la carta Burrito, portiere di movimento, ma Asti ne ha approfittato per raddoppiare con il lob da oltre metà campo di Cimanghigno. Quindi è stato Jonas a riaprire i giochi e a dimezzare le distanze con la rete che stiamo per vedere. L'Acque Sapone ha anche colpito una traversa che poteva valere il pareggio e i supplementari. In finale Asti se la vedrà con il Real Rieti che ha eliminato sempre in 3 partite la Luparense. E chiudiamo con un avviso di servizio per quanti fossero interessati a partecipare a un casting per nuovi volti nel campo della moda e della TV. Si svolgerà una selezione mercoledì 25 maggio a partire dalle ore 11 a Casa De Campo a Mosciano Sant'Angelo. Per informazioni 339 17 64 103. È tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento questa sera poco prima delle 20:30 con diretta stadio per seguire le partite dell'ultima giornata di campionato di Serie B. Il TG invece tornerà dopo appunto diretta stadio. Grazie per l'attenzione, buona serata.